Shalom a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con le feste ebraiche dopo Rosh Hashanah. Abbiamo 10 giorni dopo appunto la festa di Yom Kippur, un giorno solenne per gli ebrei, iniziato ieri sera e finisce questa sera, il 25 settembre. È il giorno più sacro dell'anno, il giorno quando siamo più vicini a Dio, secondo la tradizione ebraica. Con questo giorno siamo più vicini all'essenza delle nostre anime, poiché, così dice il Levitico, poiché in questo giorno egli vi perdonerà per purificarvi affinché siate purificati da tutti i vostri peccati dinanzi a Dio. Per 26 ore dal tramonto del 9 di Tishri fino al crepuscolo del 10 di Tishri affliggiamo le nostre anime, e cioè ci asteniamo dal mangiare e bere, quindi digiuno, non ci laviamo né ungiamo il nostro corpo, non indossiamo scarpe in pelle, non abbiamo rapporti intimi. Dunque è un giorno di preghiera e di riflessione, molti si vestono di bianco poiché in questo giorno siamo paragonati agli angeli immacolati. Inoltre il colore bianco rappresenta la purezza alla quale aspiriamo tutti. Bisogna evitare di portare gioielli d'oro in quanto il metallo prezioso ricorda il peccato del vitello d'oro nel giorno del giudizio. Il fondamento di questo giorno solenne è proprio appunto la rottura dopo che le tavole della legge Mosè le ha rotte a causa del peccato del vitello d'oro. Mosè ascese al Monte Sinai per riprendere delle nuove tavole, mentre il popolo appunto ebraico si pentiva. Dopo 40 giorni Hashem accettò la teshuva del popolo ebraico e permise a Mosè di portare ai figli di Israele i precetti appresi e poi trascritti sul Sinai. Mosè scese dal monte proprio il 10 di Tishri, giorno di Yom Kippur. Per questo motivo questa data fu scelta da Dio come il giorno della teshuva, giorno in cui accetta il pentimento il popolo ebraico. La vigilia del digiuno di Kippur è consuetudine che ogni uomo, ogni ragazzo prende un gallo, e mentre le donne e le ragazze una gallina, lo facciano roteare 3 volte sopra il capo, recitando una preghiera particolare. Successivamente il volatile viene abbattuto secondo l'enorme rituale e viene donato ai poveri affinché lo consumino durante il pasto che precede il digiuno. Molte persone usano far roteare sul capo invece del denaro anziché il volatile, recitando sempre le stesse preghiere, e il denaro poi viene offerto ai bisognosi. Lo scopo è di indurre l'uomo al pentimento. Egli deve infatti riflettere sul fatto che la sorte subita dall'animale spetterebbe in realtà a lui a causa dei suoi peccati. Tuttavia, grazie alla misericordia di Dio e al sincero pentimento e alla ferma volontà di migliorare il proprio comportamento nei confronti del prossimo, il nostro destino può cambiare favorevolmente. Durante Yom Kippur si fa ammenda per i peccati verso Dio, ma non per le cattive azioni contro gli uomini. Infatti è importante che il giorno precedente allo Yom Kippur chiedere scuse e ricevere il perdono da parte degli amici, parenti e conoscenti per allontanare qualsiasi sentimento cattivo che possa essere nato durante l'anno trascorso. In questo giorno la lettura della Torah riguarda il solenne servizio svolto proprio nel santuario durante il giorno di Kippur dal sommo sacerdote. Infatti in questo unico giorno dell'anno il sommo sacerdote può entrare nel santo dei santi per offrire l'incenso e pregare in nome di tutto il popolo. Inoltre in questo giorno viene letto il libro di Giona, che contiene un messaggio senza tempo in merito proprio all'importanza della Teshuvah. Se il peccato può essere la causa per cui la terra rigetta i suoi abitanti, il pentimento causò in primo luogo che il pesce restituì Giona e sulla terraferma egli ritornò a vivere. Non si deve mai disperare. La preghiera e il pentimento scacciano le tenebre, portano la luce, conducono dalle ombre della morte ad una nuova vita. Secondo il Midrash, un'altra particolarità di questa ricorrenza è che è l'unico giorno dell'anno in cui il Satan non può nuocere al popolo ebraico. Infatti, se calcoliamo il valore numerico della parola Satan, è proprio 364, come i giorni dell'anno solare meno 1, proprio questo giorno in cui appunto il Satan non può nuocere, non può tentare. E il giorno di Yom Kippur si conclude con la Neilah, la chiusura delle porte. E in questo giorno, in questo servizio di preghiera, si recitano le Amidah, e nell'Amidah si ripete questo
Avinum Malchenu, cioè che Dio è nostro padre, nostro re. È una dichiarazione di fede che viene poi accompagnato dal suono dello shofar. E come il giorno di Yom Kippur volge al termine, il nostro futuro è stato siglato. Noi ci volgiamo a Dio perché accetti il nostro sincero pentimento, le nostre risoluzioni e ci scriva nel libro della vita, garantendoci un nuovo anno di gioia e felicità. Dal punto di vista cristiano, questo giorno ci deve ricordare proprio che attraverso Gesù, il Messia, abbiamo accesso al perdono dei peccati, alla redenzione eterna. La sua morte e risurrezione sono il sacrificio perfetto che ci permette di essere riconciliati con Dio. Quindi è necessario, ecco, anche in questo giorno, noi cristiani, ecco, ricordarci che Gesù è il luogo del perdono, della purificazione e della riconciliazione. Preghiamo affinché tutti possano trovare quella pace, quella riconciliazione, quella gioia spirituale e vedere spezzate le catene di tutto il male. Bene, inoltre ricordiamo che il termine Kippur deriva da queste tre radicali, queste tre lettere, Kaf, Pe e Resh, che esprime proprio la copertura del Santo dei Santi, la copertura, il Kipporet, la copertura del Santo dei Santi. Inoltre, ecco, la radice di Kippur, anche Kaf, Kaffa, che è Kippah, che è appunto il copricapo ebraico. E se noi analizziamo le lettere, vediamo proprio, c'è all'inizio la lettera Kaf, che appunto è un significa ricezione, ricezione di che cosa? Del verbo di Dio. Ricordiamo che la Pe rappresenta l'apertura e quindi rappresenta la parola che esce dalla bocca, quindi rappresenta il verbo, quindi non è altro che l'accoglienza del verbo di Dio, perché noi possiamo ritornare al Resh, cioè al principio. Quindi con il pentimento noi ritorniamo a rivestire quell'uomo di luce. Infatti il bianco, abbiamo dato il simbolo di quella purezza originaria che abbiamo perduto a causa del peccato. Inoltre, queste tre lettere, sommando, abbiamo anche il valore di 300, che è appunto lo spirito, lo stesso valore dello spirito di Dio, Ruach Elohim. E proprio sta ad esprimere questa consapevolezza che lo Spirito Santo ci riporta a fare, è lo Spirito Santo colui che ci porta a fare pentimento, ritorno a Dio. Quindi è necessario invocare il dono dello Spirito appunto per la remissione dei peccati. Infatti Gesù stesso ha donato lo Spirito Santo agli Apostoli per la remissione dei peccati. Bene, alla prossima festa. Shalom a tutti.